In questo numero del Salus TG, diversi da regione a regione i tempi di intervento sulle fratture, gap da colmare. La polizia assume 81 medici, al via concorso. Bollino del Ministero della Salute a 293 società scientifiche e associazioni. Oggi le fratture più comuni riguardano le articolazioni nell'anziano e le ossa lunghe nei giovani, con l'aggravante spesso dell'esposizione dell'osso. A causare questo tipo di fratture, sulle quali si dovrebbe intervenire in massimo 6 ore, sono per lo più gli incidenti stradali. Eppure nel nostro paese non sempre ci si riesce. Sarebbe utile trattare subito già sulla strada con un'accurata disinfezione queste fratture esposte e appena arrivati in pronto soccorso iniziare la terapia antibiotica e portarle in sala operatoria il prima possibile. Le organizzazioni delle diverse strutture non sempre ce lo consentono, ma questo comunque deve essere un imperativo che ci stiamo imponendo e ci stiamo riuscendo. Dal punto di vista chirurgico sicuramente siamo a livelli uguali o superiori agli Stati Uniti e agli altri paesi europei. Su quanto riguarda l'organizzazione, effettivamente c'è una forte differenza regionale. La Polizia di Stato assume 81 medici, 17 le specializzazioni richieste. Le domande di partecipazione al concorso pubblico si potranno presentare fino alle 23.59 del 6 dicembre 2018, utilizzando esclusivamente la procedura informatica disponibile all'indirizzo www.concorsionline.poliziadistato.it. Sono 293 le società scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie che hanno superato la valutazione sul piano amministrativo, in quanto hanno presentato tutte uno statuto aggiornato successivamente all'entrata in vigore del decreto ministeriale del 2 agosto 2017. L'elenco sarà aggiornato ogni 2 anni e servirà a garantire una sorta di bollinatura da parte del Ministero della Salute per tutelare i professionisti e la salute dei pazienti. Le società scientifiche producono infatti linee guida, campagne di informazione e di prevenzione nei vari settori di specializzazione.